Calma, calma. Ok. Allora, grazie, siete molto gentili per questi applausi. Spero siano indirizzati non a me, ma al piccolo Leonardo. Okay. Vabbè. Allora, io non so quanti di voi hanno già assistito alla Ruota della Fortuna. Penso che qualcuno di voi ha già assistito, no? Siete già venuti l'anno scorso o mai? Ecco, allora voi sapete come funziona questo gioco? Allora, ci vuole molto entusiasmo, bisogna fare il tifo per i concorrenti man mano che indovinano le lettere, man mano che vincono i loro premi. Naturalmente potete incitarli anche chiamandoli con il loro nome, forza, qui, lì, là. Potete anche fischiare, fate un po' di tutto, perché è una trasmissione che deve esserci molto movimento e direi molto entusiasmo. Oh, logicamente non bisogna esagerare troppo, poi soprattutto l'applauso, magari quando vi accorgete che il concorrente già si muove per girare di nuovo la ruota, allora dobbiamo finirlo. Ma penso che il nostro assistente di studio eventualmente vi dirà quando è il momento anche di diminuire l'applauso, perché altrimenti noi non ci sentiamo mentre ci parliamo lì e voi state applaudendo. Allora, noi faremo anche una prova di applauso, adesso come si deve, per Mario Bianchi, perché penso che voglia sentire come viene. Ecco, allora un momentino, Dunque, intanto noi registreremo, speriamo se tutto va bene, 4 puntate. Allora ne registreremo un paio adesso e poi credo che c'è un cambio, perché non tutti fate 4 puntate, mi pare, ne fate 2, se non sbaglio. E allora eventualmente le altre 2 le faremo dopo la pausa del pranzo, immagino, a meno che state con noi fino alla fine. Allora in questo caso sicuramente staremo insieme fino alle 11. Comunque penso ci sia da divertirsi. E allora adesso facciamo questa prova di applauso e vediamo come viene. Allora, tutti pronti per l'applauso? Pronti? Via! Bravi, bravi. Mario, come va? Anche se fate qualche fischietto in più non fa male. Ok, va bene. Va bene. Potete fare il tifo anche per i concorrenti, certo, con i loro nomi. Sì, certo. Va bene, allora naturalmente entusiasmo, mi raccomando, di tanto in tanto verrete anche inquadrati, naturalmente, quindi fate un bel sorriso quando siete inquadrati, d'accordo? Va bene. Allora Mario, i concorrenti dove sono? I concorrenti? Li avete convocati? Sì, un attimo. Allora sapete dove vi dovete mettere? Va bene, sono qua. La Paola dov'è? È là? La indossatrice è là? Le 2 concorrenti che dovranno giocare per questo ci sono. Va bene, allora Paola, lo sai che abbiamo pensato che se c'è caso di parità non facciamo le carte ma daremo il premio a chi ha altre coppie. Cioè se una fa 3-3 e poi c'ha 2 pere, hai capito? E l'altro invece non ne ha, allora vince quello lì. Vediamo di fare così, speriamo. Speriamo che funzioni, se non funziona così faremo un altro giro. Va bene. Ok, Mike, come vuoi? Sì. Questo è da buttare, eh? Carta. Sì. Io le voglio fare gli auguri per la nascita di Leonardo e dico che si associano a me anche gli altri 2 concorrenti, così glielo posso dire. No, non so se è il caso, no, non diciamolo, perché l'abbiamo già detto prima. Ma lo dirò io quando lo dico. Ciao, siamo già andati in onda noi da più di una settimana con altre cose. Grazie Barbara. Va bene, allora siamo...